la Toscana in questi anni ha fatto, sta facendo, continuerà a fare tutto quello che può per dire con chiarezza che una bimba che nasce in uno dei borghi più piccoli della nostra regione deve avere gli stessi diritti di una donna che vive nel centro di una grande città. Per fare questo, per essere al fianco di chi lotta per i diritti, abbiamo deciso di premiare le attiviste di Donna Vita Libertà. È un modo per dirgli che siamo sempre al loro fianco, che questa battaglia per i diritti negati è anche la nostra battaglia per i diritti. Un premio 8 storie di donne, spesso lontane dai riflettori, che nell'ultimo anno si sono particolarmente distinte nei loro campi di attività. E a fianco a questo un riconoscimento speciale alle donne iraniane impegnate nella battaglia per la libertà, per l'occasione rappresentate dal movimento Donna Vita Libertà. Innanzitutto è importante parlarne in continuazione, perché crimini del regime islamico sono infinite, le violenze sono inaudite e ogni giorno ci chiediamo cosa succederà di più, no? Abbiamo bisogno sicuramente di comunità internazionale, abbiamo bisogno di sensibilizzare, ma abbiamo bisogno veramente di fatti concreti, in maniera che si possa indebolire il nostro regime e chiedere anche conto di quello che sta facendo, perché avvelenamenti delle bambine soprattutto, ma anche dei maschi avvelenati in questi giorni, credo sia un fatto così grave che non si può nemmeno credere che si possa fare una violenza di questo tipo. Quindi penso che anche comunità internazionale e tutti gli stati democratici hanno il dovere di chiedere cosa sta succedendo. Come Regione Toscana penso che per noi è molto importante sempre sostenerci e chiediamo a vari livelli istituzionali, perché ovviamente ci rendiamo conto che ogni livello istituzionale può fare a determinati ruoli. Sicuramente la Regione Toscana in questi mesi è stata accanto a noi, ha dimostrato che sta accanto alle donne iraniane, e noi continueremo a lavorare con loro, perché credo che il primo passo per poter aiutare sia anche conoscere quello che sta succedendo. È il nostro dovere come donne iraniane, come popolo iraniano, è quello di far sapere al mondo tutte le atrocità che stanno succedendo nel nostro paese. Così l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana ha celebrato la giornata internazionale della donna con una iniziativa a Palazzo del Pegaso, una iniziativa fortemente voluta da tutto l'ufficio di presidenza. L'8 marzo è sempre una giornata di celebrazione della donna, ma anche di profonda riflessione. È giusto che il Consiglio regionale conferisca dei riconoscimenti alle donne che ce l'hanno fatta, ma ci sono molte donne che ancora non ce l'hanno fatta, che ogni giorno combattono con disuguaglianze, con diritti negati, con compagni violenti, e quindi è giusto che questa sia una giornata davvero di richiamo delle istituzioni, ma della società tutta, perché non vi è dubbio che ancora c'è molto da fare. Negli anni 70 la prima donna ministro, Tina Anselmi, fece la prima legge sulla parità salariale. Ancora oggi i governi intervengono su questo tema, perché ancora questa parità salariale sappiamo non c'è. Una cerimonia davvero emozionante, questa dell'8 marzo per 8 donne, che ha parlato di Toscana nel mondo. Sono rimasto commosso dalle parole della dottoressa Sara Montemerani, che ha salvato una vita umana sotto le macerie del terremoto in Turchia. A 8 eccellenze che portano in alto il nome della Toscana, e per noi è soddisfazione festeggiare la giornata internazionale dove si promuovono e difendono anche i diritti di tutte le donne, promuovendo quelle che sono state delle intuizioni straordinarie e che fanno, diciamo, dell'estro, della gentilezza, dell'innovazione un grande elemento di forza della nostra regione. Ricordare due donne, una è Celina Seghi, che è nata in un piccolo paese di montagna oltre 100 anni fa, che era nata l'8 di marzo e che quest'anno sarà il primo anno che non festeggia il suo compleanno, perché è mancata, aveva insomma vissuto un secolo intero, e però secondo me rappresenta uno dei simboli più belli dell'emancipazione femminile, nata in un paese di montagna all'inizio del 1900 e che è andata, quando le sue
coetanee, passavano la vita nei boschi a raccogliere mirtilli o a andare a legna, è andata a giro per il mondo a vincere gare di sci. Quest'anno sarà il primo 8 marzo senza Celina Seghi. L'altra donna che mi piace ricordare oggi è Giorgia Meloni. Ci sono voluti oltre 70 anni perché l'Italia avesse una donna ai vertici dell'architrave istituzionale a fare il Presidente del Consiglio. Sicuramente penso che, indipendentemente dalle appartenenze politiche, il fatto che questo 8 marzo l'Italia sia rappresentata nel mondo da una donna, da Giorgia Meloni, sia per le donne un bel esempio e sicuramente una bella notizia. Con loro anche la presidente della Commissione Pari Opportunità, Francesca Basanieri, e la difensora civica, Lucia Annibali. È stata una bellissima iniziativa, emozionante, a tratti anche commovente, perché abbiamo ascoltato storie che comunque ci toccano, ecco, profondamente, di sofferenza, però è stato molto bello ascoltare i racconti di vita di queste donne straordinarie, effettivamente, che hanno raggiunto con anche la loro capacità di sognare le proprie ambizioni e quindi hanno esercitato appieno la propria libertà di esserci e di realizzarsi nel mondo del lavoro anche su un piano personale. Ogni 8 marzo è un momento per fare il punto della situazione sulla condizione delle donne. Oggi non è soltanto la festa della donna, è la giornata dei diritti delle donne e è importante capire a che punto siamo in Toscana e nel nostro paese. L'anno scorso avevamo fatto una ricognizione grazie a IRPET per capire la situazione lavorativa delle donne in Toscana. In questo anno devo dire che è cambiato molto. La Regione Toscana, attraverso i suoi organi più importanti, la Giunta e il Consiglio regionale, ha fatto una serie di interventi ed iniziative e ne ha annunciate delle altre nei prossimi mesi proprio per andare in questa direzione, cioè aiutare le donne, le bambine e le ragazze a scegliere il loro futuro senza discriminazioni e avendo bene in testa la loro libertà di vita e appunto i diritti delle donne. Ed eccole le donne premiate: Lucia Gheri, titolare dell'azienda MGM Motori Elettrici di Serravalle Pistoiese, azienda creata nel 1947 specializzata nella produzione di motori elettrici autofrenanti. L'azienda ha sede qui in Toscana, in Lombardia, a Milano e in altre quattro, abbiamo stabilimenti in altre quattro parti del mondo, in India, in Turchia, negli Stati Uniti e in Canada. La holding è di diritto italiano, quindi paghiamo le tasse in Italia. MGM è un'azienda metalmeccanica e ci sono tante donne in posizioni apicali e sono lì non per quote rosa o per favoritismi, ma soltanto perché quanto di meglio abbiamo potuto trovare sul mercato. C'è poi Martina Trevisan, tennista classe 1993, cresciuta al tennis club di Pontedera, assente alla cerimonia perché impegnata in un torneo negli Stati Uniti. Da poco ha raggiunto la sua migliore posizione nella classifica mondiale, 21esima. Uno sport molto competitivo. Per le donne è uno sport molto solitario, è uno sport che porta a galla tutte le debolezze, che porta a galla tutte le paure e quant'altro, e quindi è un costante rimettersi in gioco ogni giorno. Francesca Biagini, pistoiese, laureatasi alla Scuola Normale Superiore di Pisa in matematica e oggi prorettrice all'Università di Monaco di Baviera, sottolinea l'importanza della formazione delle eccellenze toscane. Poter partecipare, essere accettate in molte istituzioni d'eccellenza qui in Toscana, e qui parto dalle avanguardistiche scuole materne degli anni 70 qui in Toscana fino all'Università di Pisa e nel mio caso alla Scuola Normale di Pisa, e questo mi ha dato le competenze sia personali che scientifiche poi per fare la carriera che ho intrapreso. E quindi per me sarebbe importante anche mandare un messaggio alle istituzioni toscane affinché si prendessero cura e promuovessero queste entità di eccellenza toscane che però sono uniche nel mondo. Liliana Dell'Osso, ordinaria di psichiatria e direttrice della clinica psichiatrica dell'Università di Pisa. È un premio collettivo, sottolinea.
Perché la ricerca in ambito medico è un risultato di un lavoro in equipe e quindi è un premio a tutto il mio gruppo di allievi, di studenti che ci seguono, quindi sicuramente per questo mi ha veramente emozionato. Qualche tempo fa, quando piove molto forte, la clinica, le cantine si allagano e per puro caso mi sono trovata a salvare dal macero i registri della clinica psichiatrica dalla sua fondazione. Il 1906 è stata un'emozione, ho anche scritto un libro sull'argomento, proprio vedere com'è nata e vedere quanti cervelli sono stati necessari per costruire questo tempio di sapere, dove ancora io ho pazienti che vengono anche dall'Europa. Sara Montemarani è medico del 118 ad Arezzo, lavora nel reparto di medicina d'urgenza e pronto soccorso dell'ospedale San Donato ed ha fatto parte del personale medico toscano partito in soccorso alle popolazioni colpite dal sisma in Turchia e Siria. Allora, l'esperienza in Turchia è stata sicuramente un'esperienza che mi ha segnato come medico e come persona prima di tutto. E è un onore ricevere questo premio da parte della Regione Toscana che ha investito tanto nel progetto dell'USAR e che penso e spero continui ad investire perché è un'unità specialistica che ha la sua unicità in tutta Italia. Dedico la premiazione a chi mi è stato accanto, a chi mi è stato accanto da casa, a chi mi è stato accanto là, anche perché il lavoro che abbiamo fatto è stato un lavoro di equipe, quindi io in realtà sono soltanto una delle 50 persone che erano lì e hanno operato in Turchia. Perciò un ringraziamento speciale, una dedica speciale va a tutti loro. C'è poi Violante Gardini Cinelli Colombini, che è presidente del Movimento Turismo del Vino in Toscana. Il mio percorso inizia dalle associazioni, quindi io ho sempre creduto che insieme si possa raggiungere obiettivi più forti. Quando si parla di donne si parla di un modo diverso, no? Di ragionare. Dovete sapere che gli uomini ragionano per obiettivi, le donne ragionano per relazioni. Questo ha portato le donne a ricoprire dei ruoli veramente importanti. Io parlo del nostro ruolo, quindi delle cantine italiane. Sicuramente le donne sono in minoranza nelle vigne, nelle cantine, ma sono in netta maggioranza nel marketing, nella comunicazione, dove arrivano all'80% nelle vendite, dove anche se è piccolina la percentuale di maggioranza, siamo al 51%. E questo fa sì che nel vino si possa arrivare a risultati ancora migliori, no? Chef pluristellata è Valeria Piccini, nata a Manciano, in provincia di Grosseto, gestisce un ristorante nella campagna maremmana. Il ristorante Caino di Montemerano. Sono una donna chef e da 25 anni mi porto con me le due stelle Michelin, che questo per me è un grande onore. E mi rivolgo a tutte quelle ragazze che vogliono intraprendere questo lavoro, che è vero che è un lavoro faticoso e portato avanti da quasi sempre da uomini, però uno che ci mette tutto il cuore, tutta la passione, la costanza, lo studio, tutto il suo sapere ce la può fare tranquillamente. Io e altre donne come Annine siamo l'esempio e quindi dico a tutte le ragazze che gli piace la cucina di buttarsi in questo lavoro che è bellissimo, faticoso ma bellissimo. Ancora un riconoscimento alle archeologhe di San Casciano dei Bagni. È bellissimo essere qua oggi anche perché io sono a San Casciano fin dai primi scavi nell'area del Bagno Grande e quindi è veramente emozionante vedere la portata e anche la risonanza che questo ha avuto, l'interesse delle persone verso il nostro lavoro, e proprio per questo oggi siamo qua anche per ringraziare di questo riconoscimento e per chiedere
che alle donne nel mondo dell'archeologia sia concessa una maggiore attenzione, perché noi siamo una goccia in un mare di tante archeologhe, perché siamo soprattutto donne che però spesso non vedono propriamente riconosciuti i loro lavori. Ma all'interno di questo progetto non ci sono appunto solo archeologhe, ma ci tengo a ringraziare anche la nostra sindaca Agnese Carletti, la presidente dell'associazione archeologica Irene Picchieri e tutte le altre donne e ragazze che tramite l'associazione archeologica contribuiscono al nostro progetto. E noi oggi rappresentiamo qui anche tutta la categoria delle archeologhe, perché la nostra professione spesso non viene riconosciuta, nel senso che abbiamo delle difficoltà in quanto donne in ambito lavorativo, e quindi oggi abbiamo l'occasione, essendo qui, di essere portavoci di tutta la nostra categoria.